Maria Luisa Cosso, presidente della Fondazione Cosso. Devo dire che la sua è la storia di una grande donna di impresa e dunque vale la pena, sia pure brevemente, ahimè, accennare a questa storia. Allora, dottoressa Cosso, diplomata maestra, una passione enorme per il pianoforte, per le lingue, tanti progetti, si ritrova a 20 anni a capo di un'azienda imprenditrice e forse questo non era nei suoi progetti. Perché? No. Ci racconti che cosa è successo? Ma è successo che in un tragico incidente d'auto ho perduto mio papà e mio fratello. Mio papà era il fondatore dell'azienda. Che azienda è, diciamolo? Un'azienda di componentistica auto, storica, fondata nel 25, nel 1925 da mio papà. Mio papà sapeva molto bene le lingue, aveva studiato in Ungheria prima della Prima Guerra Mondiale. Mio papà era del 1888 e i suoi genitori avevano una filanda, quindi era stato mandato a fare l'università in Ungheria perché l'Ungheria era all'avanguardia per i colori. Ecco, lei si ritrova questa azienda. Poi è rientrato per andare in guerra, dopo la guerra ha fondato l'azienda, l'azienda è andata avanti, sapendo appunto un po' le lingue, ha trovato molti accordi internazionali, soprattutto Germania, Austria e Francia. La Seconda Guerra Mondiale ha rafforzato questi rapporti, trasformando dei contratti di distribuzione in contratti di produzione. Ecco, dottoressa Cosso, vorrei tornare però proprio alla sua vicenda. Nel 60, purtroppo, quando l'azienda andava bene, dopo insomma, la guerra, la crisi, tutte le difficoltà che c'erano state, inizia questa ripresa e rientrando da un impegno di lavoro, mio papà e mio fratello vengono investiti da un giovane che tornava dall'addio al celibato. In uno scontro frontale muoiono tutti, sia l'investitore e il suo compagno che mio papà e mio fratello. Da un giorno all'altro bisognava prendere una decisione, non era così facile. Chi è che l'ha convinta? Gli operai, gli operai mi hanno convinta, perché quando io ero veramente convinta che non sarebbe stato assolutamente per me una possibilità di sviluppo, di garanzia, è arrivato in ufficio un operaio, capomagazziniere, che mi ha detto: abbiamo bisogno di lei. E io ho detto: come? Cosa vuole dire? Sapete che non so fare nulla. Mi conoscevano perché facevo il catechismo ai loro bambini. Lui mi ha detto: ma perché noi sappiamo, la conosciamo indirettamente e sappiamo che saremo in buone mani. E quando io gli ho di nuovo detto: non sono capace a fare nulla, mi ha risposto: non abbia paura, le insegneremo e noi. E così è stato, perché è una storia di fiducia reciproca. Sì. Lei ha imparato accanto a questi operai, l'azienda è cresciuta da 100 posti a oltre 1000 posti. Ecco, con il tempo, nel 2009 lei ha ceduto un ramo di questa attività alla Freudenberg, una multinazionale, tenendo però delle quote nel settore immobiliare. A un certo punto e erano già soci, eravamo già soci al 50%. Soci al 50%. Attraverso lei, insomma, ho fatto qualche passo, diciamo, per ridurre un po' l'attività, certo, con il tempo, mamma, insomma, altre scelte nella vita. A un certo punto queste persone, i suoi collaboratori di un tempo, l'avvisano che l'azienda corre un pericolo, quello della delocalizzazione. Sì, non è proprio che mi abbiano avvisato, è che siccome sono contatti molto frequenti che io ho mantenuto con loro, ho capito che c'era un pericolo di delocalizzazione perché mancavano gli spazi. E allora ho proposto ai miei soci, ex soci nella produzione, tuttora soci nel settore immobiliare che riguarda le fabbriche, di costruire. Avevamo ancora un terreno di 60.000, di 30.000 metri, 32.000 metri, e ho proposto di costruire un capannone. Loro mi hanno detto: no, noi non facciamo investimenti in Italia più nel settore immobiliare. Cosa ha fatto? E allora cosa ho fatto? Ho detto: allora mi cedete il vostro 50%, costruisco io. Ah, dice: sì, bene, grazie. E così è stato. E ancora una volta si è rimessa a disposizione dell'impresa e dei suoi operai. Questo capannone verrà inaugurato a marzo. Sì. Ecco, io vorrei chiederle, no? Secondo lei, anche ricollegandoci al discorso che faceva Bottalico poc'anzi con Massimiliano, no? Rispetto anche a come si è sentita coinvolta, quanto sono andati persi, no? I valori dell'umanità, del rispetto, quanto è cambiato
il mondo del lavoro rispetto a, al momento in cui? Cioè, è difficile dirlo, perché nella piccola impresa forse è rimasto anche abbastanza vicino a quello che era il principio storico. Nella grande impresa naturalmente la globalizzazione ha portato a vedere il mondo e non vedere più il locale, e questo è un errore enorme secondo me, perché nella globalità di tutta la distribuzione dei prodotti si gioca molto spesso sul vantaggio che il paese può dare, non si gioca sempre sul valore che invece hanno gli uomini. E il valore dell'uomo è quello che forma l'azienda. Noi abbiamo avuto questa crescita da 100 a 1000 perché il nostro è stato sempre un lavoro di gruppo. Noi abbiamo sempre lavorato direzione e maestranze tutti insieme. Quando io scendevo in officina e un operaio mi diceva: visto che cosa abbiamo fatto, era il momento più bello della mia vita, perché dice: cosa abbiamo fatto? Quel plurale. Insieme. Questa storia mi pone una domanda, no? È lei che si sente fuori tempo guardando cosa accade invece da altre parti? La delocalizzazione, gente che, come dire, sposta le proprie aziende per spendere meno il costo del lavoro, per risparmiare sul costo del lavoro? O sente che questo è il modo giusto di procedere? Ma allora, io non mi sento fuori tempo perché continuo a combattere, un po', certe volte mi sento un po' veramente Don Chisciotte con il mulino a vento, però è chiaro che ci sono delle difficoltà enormi nelle normative di legge. Ci sono dei tempi spaventosi. Io ricordo uno stabilimento costruito in Italia e contemporaneamente in Francia, nelle 2 settimane in cui io mi ero avvicinata al comune per presentare e discutere, in Francia avevano già ottenuto l'autorizzazione. Però nonostante in 2 anni loro hanno costruito lo stabilimento e io ho avuto il permesso. Però nonostante questo lei ha deciso di andare avanti. No, io comunque vado avanti comunque lottando, perché ritengo che lo si debba fare, perché non si può vendere il proprio paese agli altri soltanto perché c'è una disorganizzazione generale, totale, una politica che non assiste, non aiuta e non dà stimolo. E avendo noi la responsabilità dei giovani, anche se siamo un paese che di giovani, ahimè, ne ha sempre meno, perché se ne vanno, perché vanno a cercare solidarietà, diciamo così, oltre fuori, che lavoro fuori. Quindi si può fare, se si vuole si può fare. Anche andando al di là delle logiche estreme di profitto. Io ricordo quando abbiamo fatto. Lei potrebbe guadagnare di più se facesse altre scelte. Non lo so, non ho mai fatto dei confronti. Non ho mai fatto dei confronti. So solo che quando abbiamo fatto la meccanizzazione, la robotizzazione delle nostre produzioni, tutti si preoccupavano che questo portasse una grossa caduta di occupazione. Il risultato è stato che siamo diventati fornitori della Cina e dei paesi asiatici.